Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie lì che. Carolina Marconi è ancora incredula. È finita al centro di una confessione ed è accaduto tutto in fretta poche ore fa. Carolina Marconi è una vippona della casa che fa sempre molto parlare di sé. Dopo il suo ingresso il pubblico si aspettava da lei fuoco e fiamme, ma per il momento la concorrente non sta emergendo forse come dovrebbe. L'ultima puntata in diretta di giovedì è stata quella del ritorno di Marco Bellavia in casa. Carolina era tra quei vipponi che non hanno teso una mano all'ex GF fino e che avrebbe pronunciato la frase, sei patetico. In quel frangente il pubblico ha condannato la poca empatia e solidarietà della Marconi nei confronti del suo coinquilino. Così, l'indice di gradimento per la vippona è sceso un po' ultimamente e qualcosa deve essere successo anche nella testa degli altri concorrenti, poiché hanno deciso di mandarla in nomination. Quello che pare non piaccia è l'atteggiamento forse un po' troppo aggressivo ogni tanto e quasi inquisitorio. Nelle ultime ore Carolina si è resa protagonista di un siparietto in cucina che ha lasciato nel pubblico qualche perplessità, non stiamo insieme. Nel momento della preparazione in cucina Pamela chiacchierava con Vilma e Carolina e all'improvviso è arrivata Carolina. La Prati ha fatto una battuta alla Fiordelisi, io fossi in te lascerei Edoardo. La frase era naturalmente ironica ma Antonella ha risposto più seccamente dicendo che lei ed Edoardo non stavano insieme. Poi è stata la volta di Carolina. Carolina non ha perso l'occasione per punzecchiare Antonella. Mentre la Prati scherzava, la Marconi invece ha lanciato una delle sue frecciate. Cosa accadrà nella puntata di domani? Carolina è a rischio e anche se non dovesse essere eliminata, potrebbe essere rispedita in nomination dai suoi compagni, proprio per queste sue frecciate velenose continue. Cosa accadrà nella casa e tra il pubblico? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.